Ciao ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube. Uno dei modi per imparare la lingua italiana è sicuramente quello di leggere libri, ma a volte si affrontano letture troppo impegnative, soprattutto all'inizio del percorso di studio. Ecco perché per quest'estate ho deciso di leggere dei racconti brevi con dialoghi semplici, ma con una storia davvero molto interessanti, tratti da libri di scrittori famosi. E oggi leggerò per voi la parte iniziale del libro Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro. Hi guys, one way to practice Italian, maybe to read books, but sometimes we come across material that may be too challenging, especially at being on a study path. So for this summer, chosen for you short stories in Italian with simple dialogues and interesting plots in order to learn new words and idioms. Today, we are going to read the beginning of the book Va dove ti porta il cuore by Susanna Tamaro. Va dove ti porta il cuore è un romanzo scritto da Susanna Tamaro e pubblicato nel 1994 ed è incentrato sui sentimenti e sugli affetti familiari. E tra l'altro è stato inserito tra i 150 grandi libri che hanno segnato la storia d'Italia. Va dove ti porta il cuore ha il suo tema fondante su una confessione che un'anziana signora Olga fa a sua nipote che vive in America. Olga, sapendo che le restano pochi mesi di vita, decide di scrivere sotto forma di diario una lettera a sua nipote e, nell'intento di ricucire il suo rapporto con la ragazza, le racconta la sua vita e soprattutto le svela il suo più grande segreto. Opicina, 16 novembre 1992. Sei partita da 2 mesi e da 2 mesi, a parte una cartolina nella quale mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina in giardino mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora, solitaria e arrugante, sul resto della vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l'abbiamo piantata? Avevi 10 anni e da poco avevi letto Il Piccolo Principe. Te l'avevo regalato io come premio per la tua promozione. Eri rimasta incantata dalla storia. Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe. Non ti piacevano invece i baobab, il serpente, l'aviatore, né tutti gli uomini vuoti e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così una mattina, mentre facevamo colazione, hai detto «Voglio una rosa». Davanti alla mia obiezione, che ne avevamo già tante, hai risposto «Ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare grande». Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la furbizia dei bambini avevi messo il desiderio semplice davanti a quello quasi impossibile. Come potevo negarti la volpe dopo che ti avevo concesso la rosa? Su questo punto abbiamo discusso a lungo. Alla fine ci siamo messe d'accordo per un cane. La notte prima di andare a prenderlo, non hai chiuso occhio. Ogni mezz'ora bussavi alla mia porta e dicevi «Non riesco a dormire». La mattina alle 7 avevi già fatto colazione, ti eri vestita e lavata, con il cappotto addosso mi aspettavi seduta in poltrona. Alle 8:30 eravamo davanti all'ingresso del canile. Era ancora chiuso, tu guardando tra le grate dicevi «Come saprò qual è proprio il mio?». C'era una grande ansia nella tua voce. Io ti rassicuravo, non preoccuparti, dicevo. Ricorda come il piccolo principe ha addomesticato la volpe. Siamo tornate al canile per 3 giorni di seguito. C'erano più di 200 cani là dentro e tu volevi vederli tutti, ti fermavi davanti ad ogni gabbia, stavi lì, immobile e assorta, in un'apparente indifferenza. I cani intanto si buttavano tutti contro la rete, abbaiavano, facevano salti, con le zampe cercavano di divellere le maglie. Assieme a noi c'era l'addetta del canile. Credendoti una ragazzina come tutte le altre, per invogliarti ti mostrava gli esemplari più belli. «Guarda quel cocker», ti diceva, oppure «Che te ne pare di quell'essi?». Per tutta risposta emettevi una specie di grugnito e procedevi senza ascoltarla. Book l'abbiamo incontrato al 3° giorno di quella via Crucis. Stava in uno dei box sul retro, quelli dove venivano alloggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivate davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto, senza neanche alzare la testa. «Quello!» hai esclamato tu indicandolo con un dito. «Voglio quel cane lì!» Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo.
Già, perché Book era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo: la testa da lupo, le orecchie morbide e basse del cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero infuocato di un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Book adesso è qui al mio fianco. Mentre scrivo ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi e sugli occhi da qualche tempo si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto a me ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere il più infelice e brutto. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni di incomprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ci sono intorno a me sono ricordi di te bambina, cucciolo, vulnerabile e smarrito. È a lei che scrivo, non alla persona difesa e arrogante degli ultimi tempi. Me l'ha suggerito la rosa. Stamattina, quando le sono passata accanto, mi ha detto: «Prendi della carta e scrivile una lettera. So che tra i nostri patti al momento della tua partenza c'era quello che non ci saremmo scritte a malincuore, lo rispetto. Queste righe non prenderanno mai il volo per raggiungerti in America. Se non ci sarò più io al tuo ritorno, ci saranno loro qui ad aspettarti». Perché dico così? Perché meno di un mese fa, per la prima volta nella mia vita, sono stata male in modo grave. Così adesso so che tra tutte le cose possibili c'è anche questa. Tra 6 o 7 mesi potrei non essere qui ad aprirti la porta, ad abbracciarti. Un'amica tempo fa mi diceva che nelle persone che non hanno mai sofferto di niente, la malattia quando viene si manifesta in modo immediato e violento. A me è successo proprio così. Una mattina, mentre stavo innaffiando la rosa, qualcuno all'improvviso ha spento la luce. Se la moglie del signor Rasman non mi avesse visto attraverso la recinzione che divide i nostri giardini, quasi di sicuro a quest'ora saresti orfana. Orfana? Si dice così quando muore una nonna? Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione lungo la strada si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti 2 baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti mi sono resa conto che si trattava di 2 tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre 2 persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Rasman con la moglie. «È ancora viva», mi ha detto, grazie al suo cane che abbaiava come un pazzo. Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. «Dato che non ha parenti che possano provvedere e decidere per lei», ha detto, «le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero». Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di 2 o 3 pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: «Non si immagini il vecchio ospizio. Adesso è tutto diverso, ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare». «Dottore», gli ho detto io allora,
conosce gli esquimesi? Certo che li conosco, ha risposto alzandosi. Ecco, vede, io voglio morire come loro. E visto che sembrava non capire, ho aggiunto: preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata ad un letto in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta, sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così, ha detto prima di scomparire, ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo in cui dichiaravo che se per caso fossi morta la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnato a una giovane infermiera con la testa piccola e 2 enormi orecchini d'oro e poi con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica mi sono avviata alla fermata dei taxi. Appena Book mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo, poi per ribadire la sua felicità ha devastato abbaiando 2 o 3 aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino con il naso sporco di terra, gli ho detto: «Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme!» E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano soprattutto è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata un fiocchetto rosa sul polso. Così ogni volta che devo prendere una cosa mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo anche per un solo istante, si è già perduti. In ogni caso, vista la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter. È lei che passa ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevato con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona, davanti a me il vuoto, intorno il silenzio. Mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto. Sono sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, tu avresti interrotto il tuo soggiorno in America, ti saresti precipitata qui e poi? Poi magari io sarei vissuta ancora per 3, per 4 anni, magari in sedia a rotelle, magari instupidita e tu per dovere mi avresti assistito. Lo avresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione si sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza, perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. Cosa ti sarebbe successo? Mi chiedevo se al momento di aprire la porta, invece di trovare me Book festanti, avresti trovato la casa vuota, disabitata da tempo. Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avesse raggiunto laggiù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato a una specie di tradimento? A un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle quello che non le avevi ancora detto. I giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi, questa mattina, il suggerimento della rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così, eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno davanti, a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio. Piuttosto qualcosa che ti segua negli anni, qualcosa che
Potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicina. Non temere. Non voglio pontificare né rattristarti, soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per avere a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi, vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta e più buona di una mamma mamma, e vantaggi per me, perché invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel flusso della vita. A un certo punto però qualcosa si è rotto. La colpa non era né mia né tua, ma soltanto delle leggi di natura. L'infanzia e la vecchiaia si assomigliano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi, non si è ancora o non si è più partecipi della vita attiva, e questo permette di vivere con una sensibilità senza schemi, aperta. È durante l'adolescenza che comincia a formarsi intorno al nostro corpo un'invisibile corazza. Si forma durante l'adolescenza e continua a spessirsi per tutta l'età adulta. Il processo della sua crescita somiglia un po' a quello delle perle. Più grande e profonda è la ferita, più è forte la corazza che si sviluppa intorno. Poi però, con il passare del tempo, come un vestito portato troppo a lungo nei punti di maggiore uso, inizia a logorarsi. Fa vedere la trama, ad un tratto per un movimento brusco si strappa. In principio non ti accorgi di niente, sei convinta che la corazza ti avvolga ancora interamente, finché un giorno all'improvviso, davanti a una cosa stupida, senza sapere perché, ti ritrovi a piangere come un bambino. Così, quando dico che tra me e te è insorto un divario naturale, intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza ha cominciato a formarsi, la mia era già brandelli. Tu non sopportavi le mie lacrime e io non sopportavo la tua improvvisa durezza. Sebbene fossi preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza, una volta avvenuto il cambiamento mi è stato molto difficile sopportarlo. All'improvviso c'era una persona nuova davanti a me e questa persona non sapevo più come prenderla. La sera nel letto, al momento di raccogliere i pensieri, ero felice di quanto ti stava succedendo. Mi dicevo: chi passa l'adolescenza indenne non diventerà mai una persona davvero grande. Alla mattina però, quando mi sbattevi la prima porta in faccia, che depressione, che voglia di piangere. L'energia necessaria per tenerti testa non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Se mai arriverai a 80 anni, capirai che a quest'età ci si sente come foglie alla fine di settembre. La luce del giorno dura meno e l'albero piano piano comincia a richiamare a sé le sostanze nutritive, azoto, clorofilla e proteine, vengono risucchiate dal tronco e con loro se ne va anche il verde, l'elasticità. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra cadono le foglie vicine, le guardi cadere, vivi nel terrore che si levi il vento. Per me il vento eri tu. La vitalità litigiosa della tua adolescenza. Te ne sei mai resa conto, tesoro? Abbiamo vissuto sullo stesso albero, ma in stagioni così diverse. Mi viene in mente il giorno della partenza. Come eravamo nervose! Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto e ad ogni cosa che ti ricordavo di prendere mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto! Sulla porta, quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula: abbi cura di te, senza neanche voltarti mi hai salutata dicendo: abbi cura di Buc e della Rosa. Sul momento, sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, quando, non riuscendo a prendere sonno, mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Buc e la Rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto, la parte felice di te, e mi sono anche resa conto che nella secchezza di quell'ordine non c'era insensibilità, ma la tensione estrema di una persona pronta a piangere.
È la corazza di cui parlavo prima. Tu ce l'hai ancora così stretta che quasi non respiri. Ti ricordi cosa ti dicevo negli ultimi tempi? Le lacrime che non escono si depositano sul cuore. Con il tempo lo incrostano e lo paralizzano come il calcare incrosta e paralizza gli ingranaggi della lavatrice. Lo so, i miei esempi tratti dall'universo della cucina invece di farti ridere ti fanno sbuffare. Rassegnati, ognuno trae ispirazione dal mondo che conosce meglio. Ora devo lasciarti. Book sospira e mi guarda con occhi imploranti. Anche in lui si manifesta la regolarità della natura. In tutte le stagioni conosce l'ora della pappa con la precisione di un orologio svizzero.